questo disagio che tante volte si colloca in maniera drammatica in un disagio più vasto, che è quello della città, che è quello della politica, che è il disagio delle difficili relazioni sociali che esistono sul territorio all'interno della stessa famiglia. Raccogliere questo disagio, farlo mio e presentarlo a chi di dovere, a chi per le varie situazioni di vita può dare una risposta. Non permettiamo a nessuno che la nostra vita personale, possa essere decisa nel suo cammino, nei suoi obiettivi da altri. Prendiamo i remi in mano e remiamo. E quindi vorrei spronarvi a non essere passivi. Mi riferisco alla illegalità, mi riferisco al fatto di chiedere o di procurarsi il denaro per vie tortuose, come il denaro facile che viene dalla droga, dalla delinquenza, dalla criminalità organizzata. Miei cari, se vogliamo noi stessi vivere la speranza e dare speranza agli altri, è necessario che evitiamo queste scorciatoie che hanno fatto tanto male e prendere il cammino faticoso del confronto, del dialogo, della critica costruttiva verso chi ci deve garantire questo futuro.